Amici, buonasera. Avevo fatto un video di circa 10 minuti, ma poi si è finita la batteria. Purtroppo ho preso una batteria nuova, ma di scarso amperaggio per sparagnare questa, quindi ne ho un'altra. Fortunatamente, vediamo quanto dura, se ce la faccio. Il video che volevo fare, non volevo tornarci più, è su la nuova minaccia ISIS all'Italia, però fatemi chiarire, per carità di Dio, fatemi chiarire, perché se no non si... Già YouTube mi ha dato praticamente del pro... non so se del terrorista o del promotore del terrorismo, non lo so, per aver pubblicato quel famoso video che io avevo semplicemente scaricato da Affari Italiani o Libero Quotidiano, e però poi questo video aveva avuto risonanza perché l'avevo messo io su YouTube, ero stato il primo. Dopo ce l'aveva messo altra gente, ma io ero stato il primo. E quindi hanno accusato me. Cioè, ci sono 10.000 video di arabi che con scannamenti, robe, però parlano in arabo, non si sa che cosa scrivano, che cosa dicono, e allora colpiamo sto stronzo, no? Eh sì, per forza. Allora io mi premunisco, ovviamente non metto nessun video, anche perché non c'è, però ci sono diversi articoli, lo dà La Stampa, Il Giornale, Il Secolo XIX, poi sicuramente ce ne saranno altri. Io adesso c'ho sotto mano quello del Giornale, dopo metterò il collegamento, perché non voglio che ricapiti più una cosa del genere, visto che ci sono certi geni dell'architettura che pensano che un povero Cristo... Bastava semplicemente che guardavate gli altri video e capiva, o leggeva, almeno leggere la didascalia che dicevo che volevo far prendere consapevolezza sul pericolo, no, promozione del terrorismo. Ma almeno voi vi siete resi conto che se il mio nome fosse uscito fuori per qualsivoglia motivo avete rischiato grosso di compiere, anzi no, avreste compiuto un reato penale, che avrebbe necessitato di una richiesta di risarcimento, perché una volta che un nome viene infangato, il nome dopo rimane pubblico, non è che lo puoi cancellare dalle menti. Quindi avete rischiato veramente che la mia... Io sono un disoccupato, purtroppo un povero penato che non può neanche richiedere la partnership. Grazie a voi, fino a luglio vi faccio guadagnare, faccio i video quasi ogni giorno, quindi vi faccio guadagnare gratis, anche se non faccio grandi successi, però piano piano cresce il mio canale, quindi, e non prendo una lira. E quindi ringraziatemi, non mi avete mai neanche risposto, pregandovi di comprendere la situazione. No, dovreste farmi delle scuse, non me le farete mai, lo so, dovrò aspettare semplicemente, quindi io adesso mi tutelo, metto i collegamenti, il collegamento da dove leggerò questa roba, così non ci sono problemi. Poi dopo, se voi non volete che io ne parli, perché in realtà forse non sono io quello che promuove il terrorismo, ma forse ci sono altre persone, altre entità, non lo so, che non vogliono che si parli di quella feccia. Perché boh, dopo se no c'è l'assimilazione tra immigrato e musulmano, ISIS, e allora no, non si deve dire, come quelli lì che si sono autocensurati, i giornalisti, noi non faremo più vedere nulla dei filmati perché no. E no, bisogna semplicemente far vedere quello così, che il mondo è rose e fiori, anche se poi non lo è. E allora dopo, certo, se no come fai a togliere le armi ai cittadini se fai vedere il mondo per quello che è? La gente avrebbe paura e non deve avere paura, perché se ha paura vuole sicurezza. Quindi insomma tutto torna, ma vabbè, è un discorso lungo, non mi fate neanche perdere tempo perché sono un po' arrabbiato. Sono un po' arrabbiato perché si strumentalizzano le cose quando c'è non uno, ma mille Cabobo, tanto per dire il nome più noto, ma insomma mille di questi che a colpi di piccone o di bottiglia rotta o di coltello o di mani nude o di quello che vi pare massacrano i nostri, ma gente, poveri disgraziati, non succede niente, non se ne frega niente a nessuno.
Poi c'è uno che gli prende un matto, o perché lo è già, o perché l'hanno fatto diventare, non lo so, non mi interessa, e che purtroppo aveva il porto d'armi, gli ha preso il matto, ha ucciso qualcuno afferente ad un tribunale con la toga, e allora lì non è che colpisci la persona, no, devi colpire tutta la categoria, è come se io avessi allora io. Come se il popolo italiano avesse detto, siccome Kabobo ha ucciso tre o quattro persone, non mi ricordo, allora mettiamo sotto controllo tutta la comunità ghanese o tutta la comunità africana, perché no? Non lo so, vietiamo la vendita di picconi o di coltelli. Vabbè, dai, torniamo un attimo seri e vi leggo questa cosa. Vediamo un po'. Allora, il titolo è L'ISIS minaccia gli italiani, vi sventriamo e sgozziamo. Il documento contiene minacce in forma di strofe cantate su un sottofondo di melodia arabeggiante. Sì, chi è che l'ha sentita altre volte? Ci sono quelle cantilene insopportabili, sempre che sia lo stesso poi che canti, non lo so. A trovarlo su internet gli analisti di Wikilao, portale specializzato nei temi della sicurezza e della geopolitica, capito? YouTube, non l'ho ripreso io da nessuna parte, ci hanno pensato loro, io non carico niente, ne discuto solo, posso, se non posso mi mandate un'email, cancella il coso perché non puoi, e vabbè. Parlerò di cazzate come fanno tutti gli altri, non so, mi metterò pure io con i videogiochi, imparerò anche se non sono pratico, tanto solo quello, no? Vi interessa voi altri. A meno di 2 settimane dall'inaugurazione di Expo 2015 e mentre riprendono gli sbarchi degli immigrati, con Grassetto, l'ISIS torna a minacciare l'Italia. Presto, presto rimarrete sorpresi come un fulmine a ciel sereno. Vedrete le battaglie sorgere sulle vostre terre. Suona così l'incipit, sottotitolato in varie lingue, tra cui l'italiano. Fra le altre frasi di minaccia cantate, alcune risuonano davvero macabre e allarmanti. Mi hai dichiarato guerra con l'alleanza della miscredenza, goditi dunque la punizione. E ancora, più a lungo persisterai a combattere, più soffrirai. Ah beh, perché se uno non combatte, infatti gli tagliano semplicemente la testa, lo schiavizzano, nel caso di una donna la stuprano, insomma. Se non combatte uno non soffre. Il brano Presto Presto, Presto Presto, e mi ricorda una canzone, lasciamo perdere, va. Parte integrante della campagna propagandistica lanciata, escalation di intimidazioni, affidiamo ai coltelli il compito di sventrare e sgozzare. Da te verremo con scempio e morte, noi di sangue. Le ampie strade ricopriamo grazie ai coltelli affilati che tranciano le gole ai cani in un raduno quando si ammassano. Nessun paese può considerarsi sicuro al 100%, ha ammesso oggi il premier Matteo Renzi, e per fortuna almeno lo ammette, però il nostro carissimo Matteo Renzi dice ammette, però vuole limitare la possibilità di difendersi degli italiani. Certo, dice. Non sono certo i privati che possono difenderci, vuole la forza pubblica, però se la forza pubblica la usi per andarli a prendere direttamente a carrettate in mare, c'è qualcosa che non torna, non lo so, forse, ripeto, io forse ho una mente limitata, può darsi, però non mi tornano, o forse mi torna anche troppo determinate cose, ma chissà. A diffondere il video sul web rivelano da Wikilao che già alcune settimane fa scovò il primo documento jihadista redatto in italiano, il centro Anjad, insomma, vabbè, il suo scopo è quello di lavorare e diffondere gli inni, niente di nuovo, tutte balle, dopo tutte balle, tutte cose vere, però insomma le solite cose. E vi lascio il collegamento, quindi dopo ve lo leggete con calma, vedete che non mi sono inventato nulla, non sto facendo apologia. Né promozione né niente, scusate se sì, ci rimarco sopra, però a me un attimino mi ha lasciato
Quello sputtanamento mi ha lasciato interdetto perché è immeritato, non posso fare la partnership per 6 mesi e quindi insomma un danno anche economico se vogliamo, oltre che di immagine, di reputazione e se permettete la mia reputazione deve rimanere specchiata, non è per qualche genio che non ha voglia, non sa leggere nemmeno 2 righe di didascalia che me la faccio rovinare. Questo deve essere chiaro. Poi dopo non so che parlo ai muri, perché quel video lì aveva avuto in poche ore, che è stato in linea, migliaia di visualizzazioni. Questo probabilmente lo vedranno 100 persone, 200 persone, anzi visualizzazioni, persone anche meno. Quindi così. Soluzioni io non ce li ho, signori miei, oppure ce li avrei, ma tanto non è inutile che ve le dica, perché dopo solite polemiche, no, tanto la gente deve essere disarmata, basta la polizia, basta qui, basta là, gli immigrati devono essere accolti a braccia aperte, gli va data sanità, gli va date le case, gli va dato lavoro, e va bene. Allora continuiamo così. Continuiamo così fino a che dura la festa. Quando è finita. E poi dopo spero di sbagliarmi io. Che vi devo dire, signori miei? Mi sbaglierò io, me lo auguro. E che tutto si risolva al più presto. Non mi sembra però l'aria, almeno per come stanno le cose. Vedremo un po'. Che vi devo dire? Arrivederci.